Bentornati signori, appuntato, ho detto ho una mezz'oretta, ma che registro qualcosa. Allora, ci eravamo fermati con le nuove navi che erano appena arrivate, che andremo a vedere tra poco, però io devo sbrigarmi a fare giù questa colonia qua, in modo da poter mandare avanti l'altra colonia, perché non so se ho cibo per tutti. Quindi usiamo un po' della nostra influenza dell'impero e boostiamo anche con questo qua la velocità di colonialismo di Laz. Qui poi non credo dovremmo preoccuparci troppo dei nostri amici, visto che ormai abbiamo già assorbito questa razza qua. E le costruzioni? Ok, manca un giro, no, ma la capitale. Mi sento un po' disabile. Dov'è la capitale? Questa è la capitale. 9 turni. Quindi questo vuol dire che dopo 9 turni, ma cos'è che sto facendo costruire? Quindi lo spazioporto già dovrebbe averlo, tecnicamente, l'ho fatto costruire? Mi pare proprio di sì. Io dovevo trovare il metodo di sparare fuori dalle palle la popolazione da qua. Non tanto per qualcosa, semplicemente perché devo ribilanciare le varie situe, però non mi ricordo come cazzo fare ancora, quindi diciamo che lasciamo perdere. Andiamo a dare un'occhiata però alle navi che possiamo. Le faccio passare tutti. Alle navi che possiamo creare. Allora, la corvette. Diamole uno sguardo. Allora, ha due cannoni, un sistema di velocità e un plasma shield che per me è già è a bolla. L'unica cosa che mi indispettisce un pochino. Dov'è che si vedeva il movimento? Movimento 5. Se io le piazzo un altro coso di movimento, non posso. Non posso piazzare un altro coso di movimento. Quindi a noi serve un movimento superiore. Che però andiamo a prendere qui da qualche parte. Sotto nella scienza. Allora, vediamo. Questo è Fleet Movement Points più 1. Mi pare sia esattamente questo qua. Quindi bisogna ricercare quella parte qua per riuscire a avere quello che vogliamo. Noi qua abbiamo già tons of ricerche, quindi non possiamo neanche andare a toccare la flotta per ora, perché fare una flotta senza, cioè, non lenta. Ci vogliono anni per attraversare una roba del genere. A noi serve della roba un po' più eclettica, un po' più faster, un po' più riuscire a muoversi bene. Teniamoci buoni che siamo anche a meno 27, stiamo andando in perdita per via di quella cazzo di colonia. E dobbiamo per forza ritornare su con i soldini. Ininio. Non so cosa che stavo facendo qua. Stavo tornando su questo qua, dove stanno andando? Sto facendo tornare a casa Lessi. Mentre qui stavamo andando a nord per andare a vedere esplorare. C'è qualcuno che non sta facendo un cazzo. Ci sono queste due navi qua. Giusto dove stavano tornando con la popolazione aliena. E quelle due navi qua per ora non fanno una beata vergine di niente. Che mi va anche abbastanza bene, sti cazzi. L'unica roba è, queste persone le vogliamo? Le vogliamo queste persone? Non lo so. Non lo so ancora. Per ora teniamocele buone così. E fine, dai. Ok, abbiamo finito questo là. Possiamo switchare popolazione. Farla diventare soldati, che a me va più che bene. Abbiamo sbloccato la seconda tecnologia della situa. Sì, infatti ora se vado a vedere su Justinium, tipo posso, eccolo qua. Converte uno di popolazione in soldati, che a me va benissimo. Quindi quando ci sarà il problema di sovrappopolazione, creiamo uomini che si vanno ad aggiungere al totale quelli che possiamo avere. Non mi ricordo se c'è un massimale, ma credo sì, un K3. Siamo belli lontani da quel massimale, quindi io direi che non c'è problema per ora. Che è successo? Ho scoperto la situa, fammi vedere. Là in alto abbiamo trovato un altro campo d'asteroidi, siamo arrivati. Non c'è un cazzo qua, quindi riprendiamo a muoverci. Per ora è così. Questa qui è un'astronave ai pirati. Quindi stanno girando in quel posto qua, i piratini, i piratosi. Popolazione aumenta, vabbè, questo l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto.
C'è qualcos'altro qui che meno 6, ok, stiamo iniziando a recuperare un pochino. Stiamo perdendo su Giustinio, stiamo perdendo la popolazione. What? Per quale motivo? Per quale motivo? Non si trovano bene qui? Non capisco. Meno 50. Megoglioni. Megoglioni. Ma qui ciccio pasticcio. Meno 50. Meno 50 perché lo stiamo dando le colonie, vero? Meno 127 per le colonie. Puttana Eva. Questo è un problema. That's a problem. Mi fotto, non c'è modo di fixare sta situa qui per ora. Qua devono solo sbrigarsi a fare quello che devono fare. E fine, io ho fatto tutto quello che potevo fare, cioè gli ho dato tutti i big money che potevo. I shall Porca defend troia. whatever that requires. Sì, non ti sto facendo niente, donna dello spazio, non me ne frega niente. Ok. Là ci stiamo muovendo. Visto che siamo full. Non me le fa lanciare mentre ci muoviamo. Niente, così imparo. Ma direi che questi turni qua per ora sono abbastanza veloci perché non si può fare un cazzo. Ok, Traitor Solitio ha finito di fare quello che deve fare. E noi abbiamo scoperto anche Support Module che è quello per lo sbarco. Questi qui, ok. Your Analysis of Mini Civilization. Ok, abbiamo sbloccato The Analytic Engine. Più una moneta per ogni discovery fatta in un sistema. Nice. Allora, Traitor's Reach, che adesso è colonizzata, mi va un po' in rosso con i soldini perché sono un po' dei pezzi di merda. Essendo un po' isolata, non posso neanche farla diventare una gran roba, quindi mi serve solamente questo? 16 turni? Puttana Eva? No, ma non è per niente. Mi serve qualcosa che salisse. Qual è la felicità? Qua la felicità è buona, c'è una buona felicità. No, per ora andiamo con la basilare produzione qui della situa. Questo qua è cold e fertile, quindi più 10 mi darà. Questo qua invece per strategic deposit non mi pare sia un cazzo di strategic, però questo è colonizzabile anche. Ed è temperate anche questo qua. Quindi vai, questo qui che aumenta la produzione. For now. Là stiamo ancora producendo, qui su Atlas anche abbiamo finito. E su Atlas sarebbe bello che ci desse un pochino di dindini. Vabbè, i droni glieli mettiamo, che non hanno nemmeno i droni. Non hanno i droni, poi cos'è che abbiamo in questo pianeta qua? Abbiamo un sacco di ingegneria, gas e cosa calore. Cos'è che ci fa? Più 3 proprietà strategic deposits. Non ho nessun cazzo di strategic deposit, hanno solo tanto di production per quello, quindi non ho molta idea di come buttarla su per ora. Quindi facciamogli fare quello lì fra 2 turni e poi vediamo un attimino. Muoviamo le navi. Ok, qua siamo arrivati qui e qui ci dovrebbe essere qualcosa. Iniziamo a farci i cazzi degli altri. Un po' di situ, ci portiamo a casa. Qua 50 monete, niente di che, però possiamo fare, dai. Fallita, megoglioni. Ultima sonda ci ha riportato un'anomalia, più uno population slot su quel pianeta qua, però sono tutti inospitali. No, abbiamo un colonizzabile con i funghetti allucinogeni. No, non sono funghetti questi qui, sono le foglie di cocaina praticamente. E quindi qua si chiude in questa maniera qui, e abbiamo esplorato tutto. No, qua c'è una cosa che non abbiamo guardato, qua ci sono gli asteroidi. Ok. Quindi questo qui è più o meno la situazione fin quando non troviamo il metodo di
di viaggiare non seguendo, diciamo, queste righe bianche. Qualcuno ha trovato l'accademia. Era lontanissima per conto mio. Allora, la location dell'accademia è stata rivelata. E ha preso un bonus. Sì, vabbè, reward per 250 di Dust, quello che è riuscito a farlo. Buon per loro. Io non so che cazzo dirgli. Non è che si può spararsi in un piede. Mettiamola in idle quella lì e niente. Buona notizia. Ok. Solo questa started lifting lamp. Aprire le porte del nostro impero a nuove popolazioni è una sfida, ma ha anche i suoi benefici. Ogni nuovo gruppo aggiunge forza e flessibilità alla nostra società, contribuendo alla maturità del nostro impero. Quindi cattura o assimila, attrae una nuova popolazione nel tuo impero. Il reward è 80 di quello, ma l'avevamo già fatto con questi qua. Potremmo lavorare per questi. Aspettiamo che arrivi con la nave qua. Vediamo se ci arriva adesso. Ok. Allora, gli Oratio sembrano essere soddisfatti delle loro nuove case. Li guardi che vanno in giro. Iniziano a fare dipinti, comunque lavori d'arte. Iniziano a decorare come erano le loro vecchie case. Inizio a pensare se forse c'è qualcosa in più, insomma, posso trovare la felicità in un'altra maniera nella mia vita. Loro sono contenti così. Buono, siamo riusciti a arrivare a loro, però non ci ha dato completata la missione questa qua. Perché questa qua, porcazzo, dobbiamo per forza. Cosa sta succedendo qua? Qua stiamo pressando per bene verso di loro. Cos'è che hanno? We are too polite to say what we are thinking. So we will stop at Hello. Posso chiedergli di togliere le flotte dal mio posto, però per ora non me ne frega un cazzo, sapete? Quindi, così. L'unica roba vorrei togliermi dalle palle quegli alieni. Quindi, queste navi qui che abbiamo qua. Sembrano. Cosa sono? Sono navi da guerra. Iniziamo a metterle assieme. A mandarle lì. Metterle assieme per fare una bella guerra a quei cazzo di pirati, così magari gli passa la voglia. Ok, qua abbiamo. Sì, qui ci mancava un anomaly. La spariamo adesso questa anomaly e poi. Poi non lo so, o andiamo a rompere le palle. Cos'è? Vita adopelagica, non so cosa intenda, però da due scienze più uno cibo. Peccato che quel posto qua è un po' stronzo. Qua mancava questo. Qui mancava qualcosa? Nope. Quindi questa flotta qua va qua. Poi dopo le facciamo tornare a casa che hanno fatto il loro lavoro. Oppure andiamo a rompere i coglioni agli alieni. Allora, siamo ritornati in positivo con i soldi. La capitale. Abbiamo ancora problemi di cibo? No. Anche se la situa non è il massimo. Oh, caputtana, quanta gente. Ah, gli Oratio sono arrivati. Che danno più 3 cibo gli orati perché sono degli ecologisti e sono contenti in un pianeta caldo, questo temperato purtroppo. Purtroppo. Vuoi dire che è arrivato il momento di. Sì, quelli li lascio. È arrivato il momento forse di. Yes. È arrivato il momento di togliere una popolazione e farla diventare. Non so che popolazione prenderà, ma. Gli swappo anche la cosa. E va buono. Ritor Salic qua è qui è su Atlas. Io non so cosa costruire. Ci serve. Perché servono le ricerche per la roba con i soldi. Era adesso. Non c'era possibilità di fargli fare un lavoro fuori. Sì, me lo ricordo che c'era. C'era la possibilità di fargli fare un lavoro continuo. Vabbè, comunque qui si parla di industria. Quindi a questo punto. Ecco, a cibo sono messi bene, non mi serve altro. Felicità sono felici per un cazzo. Dai, mettiamogli questo. Mi costa solo, ma almeno rimangono un pochino felici, non rompono le balle. Ok, abbiamo finito anche questa. Ah,
astrofinanza. Ok, questo ci dovrebbe dare infatti soldi, e in più possiamo fare colonie all'exchange, che non è male. È successo un sacco di roba. Si è sbloccato l'economy trade, che possiamo sviluppare la nostra città in quella maniera qui. Dopo vi faccio vedere. Abbiamo colonizzato Laz finalmente. Ci ha dato completata anche questo achievement qua. Una piccola comunità di migranti sta coltivando, si sta formando. Il tuo cuore si riempie di gioia vedendo che fanno i cazzi loro tutto il giorno. L'impero sta crescendo, ok. Ho preso il controllo della costellazione perché abbiamo abbastanza, che è questa qui del Peace, che ce l'ha più 15 cibo, che a noi viene ultra comodo. Population Lost Yushu, ma perché mi sa che l'abbiamo trasformata in guerrieri. Qua sono aumentata la popolazione, qua abbiamo finito quello lì e quant'altro. E sta iniziando, qua c'è un survey per vedere dove vanno i voti. E scienziati e ecologisti sono pari merito, mentre gli industriali sono avanti. Nelle prossime lezioni vedremo un pochino come si mette. Qui su Yats, tutto questo posto del cazzo era stato fatto sempre per l'industria. Andiamo sempre con la solita combo di merda. Poi sulla capitale io piazzerei più 3 per ogni luxury. Qua ci sono un po' di luxury su Justinium situo. On Planets, ripeti. Sì, questo qua ragazzi ci fa fare un po' di soldini. Ce lo sbatto lì. E anche questo qua ci dovrebbe dare più 25 per sistemare. No, secondo me tra un po' ci arrivano tra collo e coppino un sacco di soldi. Qui siamo a posto, non ci sono luxuries però qui, quindi lascerei perdere. Qua niente luxuries, quindi non guardo neanche. Forse è il caso di iniziare con questo qua. Sì, andiamo, vai, spariamo la colonizzata della vita. Quel cazzo era dei due che volevo colonizzare? Questo mi sa. Play 1-1, Play 1-1. Play 1-1 o Play 1-2? Questo ha più cibo, questo ha più industria, questo ha più soldi e più ricerca. Pam. Vediamo. Dove cazzo ricostruiamo le case? Bene. Direi di smenarci dei soldi? Bisogna mettere dei soldi, che ce ne abbiamo per ora. Buono, qua abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Aspettiamo che arrivino le navi e GG. Anzi, facciamo muovere la flotta. Abbiamo una ricerca in coda. Io vorrei questo qua dopo. Mi stai dicendo quello? A noi servono soldi. Allora, cos'è che non... Mi dà fastidio, vorrei una via di mezzo sugli zoom, Cristo. Questo qua ci dà marketplace. Questo qui. Colonize Ash. Ah, io voglio i soldi. Suggested questo, questo qua. Pianeta caldo. O se no andiamo sopra qui. Cos'è questo qua, militare? Sì, o impero. Mi suggerisce questo qua che mi dà felicità. Non sono veramente convinto. Questo qui? Ok, questo qua per il siege. Questo qui è per difendere il nostro pianeta. Qui dovrei perderci un po' di tempo. Prendiamo qualcosa di scientifico. Anche se abbiamo già fatto parecchio di scientifico. Sì, io vado con questo. E poi sbatto dentro un... Cosa che mi dà che sei così contento tu di volermi piazzare... Vediamo un attimo come siamo messi i nostri pianeti, quelli che non possiamo... Qua Justinium, tipo. Questo qui è Toxic e questo è Ash, quindi a me serve... Ah, Ash, ok. Questo qui. Ash, giusto? Colonize Ash. Bam. E per adesso siamo un po' a posto con queste cazzo di ricerche. Non è successo niente, strano. Finito l'effetto? No, non abbiamo più 20 cibo, abbiamo finito le mucche, signori, sono triste.
Povere Cose. Allora, qua abbiamo quello. Spara la sonda. What abbiamo trovato? Binary Moons e un po' di influenza. Un po' di influenza di aria. Nope, tornate indietro a casa, bella. E niente. Vediamo se possiamo andare un attimino, visto che tanto fra poco ci saranno le lezioni. Possiamo... Questo mi darà più 60 produzione sul mio pianeta. Questo mi dà più 60 soldi, più 60 scienza. Possiamo upgradare la nostra città perché segua un certo tipo di sviluppo, mi pare. Un bonus passivo. Io andrei con i soldi. Because... shock. Andremo a livello 2. E non c'era il Trader Resources, adesso non mi ricordo. Non abbiamo 3D Companies. Appena riesco a sbloccare il Marketplace possiamo iniziare a vendere un pochino le nostre risorse. Ma fino a quel momento... Oh, siamo arrivati a 90. Machine Bacteria ci dà supporto... Ok, adesso questi qua me li vado a vedere... Me li vado a vedere io. Abbiamo nuove popolazioni imperiali. Free Battle Tactics, ok, possiamo modificare di nuovo le nostre tecniche di battaglia. Abbiamo completato quella rete là di soldi. Vediamo quant'era la missione. 150, siamo a 90, non è troppo lontana. Probabilmente non la faremo in questa puntata. Però se adesso dovessi andare tipo sulla mia Patrol 2, voglio editarla, me la apri per piacere, grazie. Oh, vedete che abbiamo tutto un set di roba differente. Abbiamo la roba giusta, abbiamo. Ok. Io penso che se noi passimo questa... E lui qui ha il basic laser, ma a me il laser... Qual è questo qua tra l'altro? Questo qui. Il plasma beam invece vorrei usare. Il plasma beam serve per sfondare gli scudi, vero? Sì, va benissimo, continui a hittare le cose. Non fa così tanti danni, ma almeno itti. E poi gli metterei... Andiamo di missili? No, andiamo di sito. Gli spacchiamo gli scudi, poi ci avviciniamo e trot, li tridiamo. E metterei anche... Ma no, c'è già così per ora, sennò poi va a imputtanarsi sul design. Ok, abbiamo upato la Corvette, quando le faremo verranno fuori già così. Però io vorrei upare le Petrol e mettergli... Mi sa che non costa niente fare il design, però costa... Ah, così, Vision Range 3, Vision Range 2. Cos'è che cambia? Probe Stock 2, Probe Stock 3, Cooldown 2, Cooldown 1. Ah, queste qui vanno molto... Questo si resetta il cooldown prima. Io vorrei fare poche navi di esplorazione con svariate. E questo qua che si resetta prima, secondo me è meglio. Più che averne tante. Cos'è che mi costa però questo qua? Io ho più fiammette, quindi usiamo le fiammette. Dai, andiamo con le situe grosse, pasizia. E anche qui ho più o meno montato la stessa roba. Alla fine dei conti non sono navi che mi servono più di tanto, quindi upiamo così il design e GG. Facciamo le muovere al volo e poi direi che possiamo chiamare la giornata, ragazzi. La quarta puntata si esaurisce così, giusto per... facciamo passare il turno giusto per, dai. Tanto il rosso di nuovo, ci sono 69. Eureka! Nuovo evento, The Cleaver Field. Ah, giusto, chiudiamo la puntata con questo evento qua. Stavamo analizzando il pianeta, quello che aveva un ologramma. Abbiamo scoperto Baryonic Shielding, che non so cosa sia, però a quanto pare deve essere... Pensavo fosse un evento più importante. Abbiamo finito varie altre costruzioni, lui ha fatto il suo bel livello, infatti si sblocca anche un nuovo tier di... Un cazzo, perché non si sblocca 4 punti allora bisogna spendere. Used for skill points. Più quello? Oppure... Più 5 soldi on system. Vedete, si è sbloccato il secondo cerchio di abilità per il futuro.
Sì, andrà lì. Ah, ok, buono, adesso abbiamo più scienza, quindi riusciamo anche un pochino meglio a situare. Niente, ragazzi, niente di che, siamo riusciti a fare una nuova posizione qua, a colonizzare un nuovo pianeta. Abbiamo iniziato a colonizzarne un quinto. Io direi che abbiamo, beh, un quinto. Sì, un quinto. Direi che abbiamo una buona base ora per l'evoluzione. Serve di fastare con le ricerche per i soldi, serve di costruire edifici per i soldi, e una volta fatto ciò serve di mettere in piedi una vera flotta per difenderci, perché qui secondo me tra un po' inizieremo a vedere delle brutte cose. Quindi vi saluto, anche se sono andati un po' più lunghi del solito, e vi rimando alla prossima, ragazzi.